Allora, riprendiamo adesso la seconda parte della giornata, così come ben sapete, diciamo, ogni volta che facciamo gli autotest cerchiamo sempre di avere gli ospiti internazionali. Davide è italiano, però internazionale in realtà, perché diciamo, lui rappresenta 2SA, abbiamo anche Lucas che farà un altro talk durante il corso di questa manifestazione. Perché questo? Perché chiaramente come ho detto prima, subito dopo il talk di Pedro, è utile avere quanti più argomenti possibili al fine di comprendere realmente come è composto l'ecosistema di Odoo, in maniera tale che poi ognuno di noi fa la sua scelta, no? Con la massima consapevolezza, per cui ascoltiamo la voce di Odoo Community Association, ascoltiamo la voce di Odoo SA, che è fondamentale perché poi il prodotto nasce da l'azienda belga che ci sta dando, diciamo, tanta soddisfazione da un punto di vista di innovazione e tecnologia. Poi ognuno di noi è nelle condizioni, come dire, no, di comprendere qual è la soluzione migliore da offrire al cliente finale, come dicevo prima. Intanto noi dell'Associazione Odoo Italia non possiamo che fare un bellissimo applauso a Odoo, nella persona di Davide Speranza. Però devo verificare una cosa. No, ma Ai 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 ai, qui serve un altro adesivo, serve. è tutto lì, adesso ci arrivo, non c'è problema. L'abbiamo battezzato con l'adesivo di Odoo Italia. No, hanno Mi hanno cambiato cambiato il portale. PC, ma adesso ci Ma arrivo, giusto semplicemente perché vuole un altro adesivo. Semplicemente per quello. Sarai qualche. marchiato anche oggi tu e il tuo collega, tutti e due. Ovviamente. Va bene, allora spazio a Davide e buon lavoro. Grazie mille, grazie anche per avermi dato questo ruolo. Di parlare dopo pranzo, c'era Pedro prima di pranzo e tutti passavano a mangiare, invece adesso no, grazie mille, sono contentissimo di essere qua. Parto con una breve presentazione, con tanti di voi ci conosciamo, io sono Davide Speranza, account manager italiano, ho cominciato a lavorare Odoo nel 2019, quindi sono adesso 2 anni e mezzo e niente, inizialmente mi occupavo di tanti mercati diversi, il focus era veramente un po' sparso, diciamo. Ho visto nell'Italia un potenziale molto grande, quindi già a fine del 2019 ho concentrato tutti quanti i miei sforzi direttamente sull'Italia, con dei buoni risultati. Da quando appunto c'è una persona un po' più attiva sul mercato, abbiamo sviluppato molto, siamo riusciti a vincere qualche battaglia, cercare di portare un po' più voce italiana all'interno di Odoo. E insomma, il tutto sta procedendo molto bene, poi vi faccio vedere anche un po' gli sviluppi. Questa è la foto fatta nel 2019. Paolo aveva twittato il fatto che ero stato battezzato, e difatti oggi ho preso già lo sticker, dopo lo metto in Mondovisione, così rimane anche sui video. Volevo cominciare questa presentazione dicendo un grosso grazie a tutti quanti. Il 2021 fino adesso è stato un anno difficile, ma un anno molto buono. Abbiamo alle spalle un 2020 che ci ha visto combattere tutti quanti, siamo stati molto molto attivi sotto tutti i punti di vista. Il 2021 non ha fatto eccezione e nonostante un finale di anno insomma un po' incerto, più che altro per delle politiche globali, insomma per delle situazioni globali, siamo molto soddisfatti di come vanno le cose. Prima di passare alle prossime slide, volevo fare una breve premessa perché giustamente i dati che riusciamo a raccogliere noi sono dati relativamente al mondo enterprise, però vorrei mettere tutto quanto in prospettiva oggi perché è una giornata dedicata ad Odoo, community enterprise, insomma, oggi vorrei presentare dove siamo perché sappiamo che Odoo sta andando molto bene. Sappiamo che stiamo guadagnando quote di mercato, nuovi clienti, stiamo evolvendo anche col tipo di clienti che riusciamo a chiudere, però vorrei farvi capire quanto effettivamente e poi quali sono le sfide del futuro. Quindi partiamo con qualche numero. Non si può più parlare di soltanto di Odoo, ma di fatto di un ecosistema Odoo. L'ecosistema Odoo prevede ad oggi gli impiegati diretti, che siamo partiti a inizio del 2021, che eravamo 1.000-1.100 dipendenti, adesso siamo arrivati a 1.800 dipendenti. Entro fine anno l'idea è quella di arrivare a 2.000 e la sfida per l'anno successivo, un po' come per tutti voi, è quella di trovare abbastanza risorse per crescere quanto vorremmo per riuscire a servire tutte le persone che ci contattano. Quindi l'idea è di arrivare poi a 3.500 dipendenti alla fine del 2022, che sarà una grossa, grossa sfida. Detto questo, ci sono il pointer,
è qui. Abbiamo 4.100 partner ufficiali che impiegano 67.000 persone, quindi solo con il network ufficiale O2 è riuscito a creare 67.000 posti di lavoro. Se poi includiamo tutti i partner non ufficiali, raggiungiamo un numero di 30.000 società che lavorano su O2, quindi tutte le cifre che presenterò oggi vorrei che venissero viste in ottica per 7, in modo tale da capire poi qual è l'impatto globale effettivamente di O2. Da un punto di vista di, anche per dare un altro dato, ogni applicazione che O2 fa, la community ne fa 47. Quindi l'impatto della community è molto molto forte, senza il quale appunto non saremmo neanche qui oggi, per forza di cose, a parlare di O2 appunto. C'è anche questo dato che abbiamo raccolto appunto da alcune survey che abbiamo fatto con i partner: ogni euro che O2 fa, la community più o meno sono 18 euro. Quindi da un punto di vista di implementazione, progetto, servizi e tutto quello che comunque è correlato. Questo è un grafico del fatturato globale di O2, quindi comunque una crescita veramente importante. L'ho voluto calare un po' sulla realtà italiana, quindi questo qui è un grafico un po' falsato perché sono sulle sottoscrizioni, filtrato, raggruppato per data d'inizio, posso parlare un po' in gergo tanto mi capite tutti, e quindi vediamo il valore, in realtà la linea è un po' più retta, più o meno c'è stata una crescita del 100% sia da 2018 a 2019 che da 2019 a 2020. Ora vediamo dove riusciamo a chiudere il 2021, però appunto sono sicuramente numeri che pongono sempre più attenzione sul mercato italiano. E questo qui è il numero di progetti attivati invece per in Italia, quindi anche qui insomma togliendo l'ultimo trimestre che è stato un po' un trimestre difficile per quanto riguarda chiusure, c'è molta incertezza sul mercato, comunque dei trend molto molto positivi. Questo è un dato invece che raggruppa sia versione community che versione enterprise, quindi ho filtrato per il numero di database che sono stati avviati, tolto nulla a togliere agli studenti che provano O2, anzi vi invito a andare su O2.com e testare tutte le versioni che volete, ma ho filtrato per i database che hanno sopravvissuto ai 31 giorni. Quindi 6.500 è il numero globale di database attivati e quelli che superano di vita i 31 giorni sono 1.700. Di conseguenza io qui ho scritto potential business, non tutta quella differenza è potential business, però di fatto quello che notiamo è non siamo in grado di rispondere a tutte le persone che vorrebbero appunto approcciare O2, valutare O2 e in breve tempo rischiamo di perdere le persone, i clienti o comunque le società vanno approcciate quando hanno necessità e sapete meglio di me che la necessità nasce ieri e va risolta l'altro ieri. Quindi dobbiamo riuscire a intercettare anche questa fascia qui. E questo è un grafico che appunto mostra anche la crescita in termini di impiegati, queste sono le cifre che vi elencavo prima e anche l'Italia, come vi dicevo, sta ricevendo sempre più attenzione e sempre più risorse e soltanto a livello di sales, quindi persone dedicate a attivazione nuovi partner come Lucas piuttosto che account manager, vendita diretta, customer success manager, il team sta crescendo tantissimo, difatti siamo una decina, ci manca anche qualche nome secondo me, e in realtà il piano di assunzioni per quanto riguarda l'Italia sta crescendo sempre di più. Relativamente al partner network invece, questa qui è stata un po' l'evoluzione che abbiamo visto anche di società interessate a diventare partner O2 e anche qui vi chiedo di leggere questo dato sempre con quel famoso per 7 per capire poi l'interesse che c'è nella piattaforma e quanto effettivamente sta crescendo anche il network. Chiaramente con un network così in forte crescita c'è bisogno veramente di standardizzare il più possibile, regolamentare il più possibile e quindi rendere il tutto scalabile un po' per tutti quanti, chiaramente anche per noi. Avendo questa mole di dati così importante, tutti questi partner che lavorano con noi, abbiamo lanciato qualche piccola survey sia nel 2019 che nel 2021. 2019 ha risposto molta più gente, però è un dato comunque abbastanza rilevante. Qui chiedevamo le dimensioni degli ultimi 3 clienti e questo ci mostra come O2 sta maturando, O2 sta diventando un software che va bene non solo per la piccola impresa, ma si sposa sempre meglio anche alla grande impresa. Tante volte grazie anche al vostro lavoro, chiaramente, che lo portate al prossimo livello,
Però appunto stiamo andando a solleticare, se mi passate il termine, anche aziende che tendenzialmente usano legacy system come SAP, come Dynamics, eccetera, eccetera. Tantissimi di voi si sono trovati in software selection con questi software e tante volte siamo riusciti a vincere perché abbiamo un buon prodotto. Relativamente alla marginalità sui progetti, anche questa è una domanda molto importante, tante volte un tassello un po' dolente. Con i partner con cui ho a che fare giornalmente, la parola d'ordine quest'anno, quando facevamo il kick-off dell'anno, era lavoriamo sulla marginalità. E questo dato mostra come siamo diventati molto più bravi a stimare il progetto, a presentare i preventivi con delle figure corrette e poi eseguire il lavoro nel modo corretto. Grazie a dei nuovi standard, grazie al fatto che appunto c'è sempre più esperienza e sempre più consapevolezza di quello che va fatto e di quello che invece necessita un po' di challenge verso il cliente. Qui scopriamo l'acqua calda, insomma, però è interessante vedere il dato come nel 2019 la maggioranza dei partner ha risposto a questa domanda: qual è il tuo più grosso bottleneck? Ho bisogno di più clienti, con un 32% o il 20% ho bisogno di clienti più grandi. Ad oggi il dato è diventato molto diverso, ho bisogno di più project managers. Quindi questo è un po' quello che volevo, la grande sfida che volevo presentare oggi e poi cercherò di argomentare un po' meglio. La strategia di Odoo. In tutto ciò Odoo come si configura? Non ci siamo ancora arrivati in Italia, per ovvie ragioni, però in altri mercati magari Odoo gioca anche un ruolo attivo all'interno delle implementazioni. In alcuni casi tanti di voi mi dicono un cliente ha avviato un database su Odoo, pensava che ci fosse anche la semplice fatturazione elettronica, invece non c'era, e si comincia a chiedersi anche in Italia come mai Odoo abbia un ruolo attivo anche sui mercati. Questo lo spieghiamo abbastanza semplicemente perché innanzitutto ha una politica disruptive, non c'è un vero system un vendor in realtà che riesce ad arrivare sul mercato con una forza così grande e fornire poi un servizio a così tante aziende. Noi lo facciamo perché impariamo, perché dalle implementazioni che facciamo tutti i giorni abbiamo un team di business analyst che ricevono il progetto, cominciano a lavorarci su e da lì capiamo quali sono effettivamente le necessità dei clienti. Cioè abbiamo un riscontro empirico di N aziende che ci dicono guarda, questa cosa la farei così, questa cosa la farei colà, e sicuramente il feedback è uno dei motivi, dei drive più forti che abbiamo poi per lo sviluppo delle versioni successive. E poi perché effettivamente riusciamo, ci sono tante aziende che magari fanno fatica a come dire, approcciare un'implementazione, un progetto intero che prevede una gap analysis inizialmente e così via. Quindi usando la piattaforma standard, tante aziende piccole che magari non hanno la possibilità di accedere a dei sistemi costosi riescono a cominciare a utilizzare Odoo, solo il CRM, solo la parte progetti. Si adattano allo standard e così, insomma, cominciano a lavorare. Poi una volta che il cliente utilizza Odoo, chiaramente si rivolgerà, nel momento in cui vengono fuori delle necessità diverse, a chi di dovere per, appunto, implementare e portare avanti il tutto. E poi, qua, questa è una slide che ho preso da Fabienne, lead by example, ovvero noi tutti i progetti che approcciamo sono praticamente standard. Tante volte alcuni di voi mi dicono ma come faccio a non customizzare niente su un database? Tante volte offrire servizio al cliente, quindi la semplice consulenza piuttosto che lo sviluppo, è qualcosa che noi facciamo sempre. Se ci sono delle righe di codice custom, per noi codice custom potrebbe essere anche qualche piccola riga con studio, applichiamo una maintenance fee. Di conseguenza il cliente è... cerca di evitare la customizzazione, cerca di dire ok, abbiamo sempre fatto così fino ad oggi, non voglio replicare il mio sistema, voglio qualcosa che mi faccia vedere anche come lavorare meglio magari. E quindi è proprio quello che facciamo noi, cerchiamo di dare un esempio e poi mettere tutto quello che impariamo all'interno di tutto il materiale che forniamo. L'implementation methodology per primo, che ho portato qui oggi, ho lasciato qualche copia ma sono sparite tutte, poi eventualmente ne facciamo arrivare un po' ad Andrea. E in più, questa indica un po' la distribuzione dello split tra Odoo Direct e Odoo Indirect su di mercati
di riferimento Lussemburgo, Francia, Olanda, Lussemburgo e Germania. Quindi la fetta di Odoo, e qua parlo di servizi di implementazione, non vendita licenze, è molto piccola, un 7,4%, quindi praticamente dico inesistente, ma insomma una piccolissima fetta di quello che un mercato può cubare. Ora, appunto, cercando di indirizzare, data questa crescita massiva che stiamo affrontando, lo vedete anche voi perché tutte le vostre società stanno crescendo molto, siete in continua ricerca di figure, e volevo porre un po' una domanda oggi a tutti voi, cercare di capire come affrontare le sfide del futuro. Noi abbiamo tre focus principalmente. Il primo focus è lavorare sulla qualità. Odoo sta diventando un software relativamente complesso per certi aspetti. Ho visto l'evoluzione da Odoo 12, 13, 14, 15. Sicuramente le schermate erano magari un po' più semplici su Odoo 12. Con Odoo 15 abbiamo introdotto tante nuove possibilità. Non abbiamo fatto grossi refactoring, ma ci sono veramente tante cose che sono state spostate, piuttosto che ampliato la possibilità di configurare dei prodotti, per esempio. Quindi è veramente importante conoscere a fondo la piattaforma, da un punto di vista prima di tutto funzionale, e per fare questo Fabian non ci rende la vita molto facile, perché effettivamente rilasciando una versione all'anno si fa un po' fatica a seguire tutti quanti gli aggiornamenti, gli sviluppi. Per noi una versione all'anno è vitale. Durante l'Odoo Experience raccogliamo veramente tantissime persone che vogliono conoscere Odoo, vogliono vedere le novità, e per noi avere questo appuntamento annuale in cui attraiamo tutto questo, facciamo tutto questo rumore, è veramente fondamentale. Quindi speriamo che non ci siano grosse modifiche, diciamo, nelle versioni successive, ma come dicevo prima, stiamo arrivando a una maturità oltre il quale si va ad aggiungere, e questo aggiungere chiaramente porta complessità. Quindi se una volta, come un po' oggi, insomma, siete un po' tutti generalisti, c'è chi è specializzato su magari più sul manufacturing, chi sulla logistica, chi su l'e-commerce, ma sarà veramente chiave la creazione di competenze da poter poi interpellare, perché la cosa bellissima di questa community è che non ci si guarda l'un l'altro come solo competitor, a volte finiamo ad essere competitor, il cliente chiede il preventivo a tutti quanti, ma ci si vede più come una risorsa l'uno per l'altro. Quindi anche in questa fase, e soprattutto d'ora in poi, secondo me sarà importante riuscire veramente a creare grosse competenze che ci possiamo scambiare l'un l'altro. Lato nostro, qualità, insomma, all'interno del partner network abbiamo dovuto introdurre delle nuove metriche per la classificazione, e anche per, prima Pedro ha fatto una piccola parentesi su questo. Di fatto ci piacerebbe riuscire a introdurre delle logiche diverse dal quantitativo, quindi valutare un po' più il qualitativo, però a quel punto si entra nel soggettivo. E quando si entra nel soggettivo, quello che fa contento te, Marcello, magari non fa contento Andrea, perché avete due metriche, due punti di vista diversi. Quindi abbiamo dovuto anche qui standardizzare e cercare di scalare il più possibile, con metriche che appunto evolvono col tempo, perché l'offerta evolve, perché il partner medio cresce. È vero che si chiedono sempre più utenti, ma è anche vero che per seguire quelli vecchi, assumo. Sul cliente vecchio ho tante possibilità di upsell, e quindi faccio crescere l'azienda contemporaneamente con il livello di partnership. Poi non tutti devono essere partner gold o silver, insomma partner ready sono redditizie tanto quanto le partnership gold, quindi è un po' così che la vediamo su questo aspetto. Il secondo è sviluppare risorse e strumenti per i partner. E questa è la sfida che volevo porre oggi. Dobbiamo veramente riuscire a trovare il modo di fare delle academy, creare consapevolezza, entrare in università. Oggi siamo nel posto migliore appunto per parlare di queste cose, perché Odoo offre veramente delle opportunità importantissime, e è giusto che questo venga passato poi a tutti quanti. Lato nostro, quello che abbiamo prodotto è un project leader onboarding, per esempio. Tutte le nostre risorse fanno un corso di 7 settimane quando entrano all'interno di Odoo, e poi dopo 7 settimane sono pronte, quasi pronte, per gestire dei progetti. Chiaramente si parte con dei progetti molto piccoli per poi scalare e andare verso delle settorializzazioni anche lì. Quindi chi amerà più il manufacturing prenderà progetti di quel tipo e così via. Quindi quello che proponiamo è un onboarding simile a quello delle nostre risorse, vedendo Odoo, le applicazioni Odoo casi d'uso, funzionalità più avanzate, e poi l'implementation methodology, di cui parlavamo prima.
Ci sono smart classes per integratori. Questa qui è una accounting smart class, generalista chiaramente. Come questa ce ne sono tante altre. In passato le facevamo prima dell'O2 Experience, era una settimana di formazione prima di cominciare l'evento. Adesso le abbiamo spostate online, dato che appunto vogliamo raggiungere quante più persone possibili. La famosissima implementation methodology che invito tutti a... Qua c'è anche il link, appunto, ma la trovate molto facilmente. È un documento che aggiorniamo in continuazione. Come l'abbiamo prodotto? Col O2 Direct. Quindi implementando progetti, sbagliando, perché è un trial and error. Chiunque di noi, insomma, ha commesso qualche errore su qualche progetto. Abbiamo imparato dei nostri errori e abbiamo cercato di mettere il tutto all'interno di questo libro che... per certi aspetti dipinge un mondo un po', come dire, utopico, utopistico, però per altri aspetti va veramente preso alla lettera, bisogna dargli una chance e bisogna cercare di applicare quello che suggeriamo, perché con noi sta funzionando molto bene, quindi non è un diktat, è più un suggerimento. Dateci una letta e poi possiamo anche scambiare qualche opinione. ROI Analysis, abbiamo rivisto il concetto di Gap Analysis che presentava al cliente una serie di costi, ma non presentava tutti quelli che sono i vantaggi nell'adottare una soluzione come O2. Quindi anche qui lavoriamo sugli strumenti atti a guadagnare quel cliente in più, perché effettivamente non vede solo che deve spendere x mila euro per una customizzazione, ma sa che nell'arco di un anno risparmia x mila euro per tre. Di conseguenza sono tutti strumenti che sono... forse un po' di difficile applicazione quantomeno all'inizio, ma appunto possiamo aiutarvi. Noi organizziamo c'è del materiale online che mostra come sfruttare questi strumenti ed è del tutto fruibile tramite il sito o addirittura su YouTube, se non mi sbaglio. E poi il Progress Report, che è una, come dicevo prima, le possibilità di upsell su progetti attivi sono enormi. Se uno fa bene i propri compiti, tra virgolette, si fa una bella qualifica, il cliente dice questo lo lasciamo più avanti perché... per il momento continuiamo a farlo sul software che abbiamo adesso o sul foglio Excel. Benissimo, il Progress Report è un report che viene presentato al cliente e insieme al cliente si fa una stima di quello che è stato lasciato indietro, magari il cliente c'ha budget in quel momento e si può riprendere in mano la discussione, quindi anche questo è uno strumento che ci aiuta a offrire al cliente un'offerta, un'esperienza sempre migliore, portando sempre più cose su O2 e noi chiaramente a tenere attivo e non... necessariamente cercare revenue soltanto dal cliente nuovo, che c'è un tempo di acquisition time, il pre-sale, a volte sono settimane, mesi, in qualche caso anche un anno, quindi direi che è importante anche focalizzarsi su questo aspetto qui. E poi lo strumento migliore che abbiamo è chiaramente un team fantastico di account manager e customer success. Io ho raggiunto questo team quando eravamo in 8 persone, e oggi insomma siamo praticamente, qua manca ancora qualcuno, siamo una trentina, quindi l'idea che abbiamo è quello di andare a ridurre sempre di più il numero di partner che gestiamo a persona, proprio per focalizzarci non solo su com'è la tua pipe, quando arriva qualcosa, non è quello più il lavoro che facciamo. Il nostro lavoro adesso è parlare di strategia, marketing, vale la pena prendere un cliente o no, facciamo delle valutazioni insieme, quindi... Il ruolo sta evolvendo molto velocemente, quindi è con esso la dimensione del team, perché chiaramente per fare attività di qualità hai bisogno di scaricare un po' le risorse. E il focus numero 3 è aiutare sui progetti. Come facciamo ad aiutare sui progetti? Questa è un'iniziativa che abbiamo preso sul mercato italiano in realtà. Ne abbiamo parlato con Andrea qualche tempo fa, era stato forse proposto anche un direttivo. C'è stata poca adesione, secondo me, perché siamo sempre tutti molto presi, però l'idea era quella di creare una sorta di LinkedIn, tra virgolette, dei nostri verticali. Quindi, per esempio, se so che, a qualcuno fischeranno le orecchie adesso, se so che c'è un verticale sulla logistica, è inutile che cerco di sviluppare delle competenze sulla logistica, e sviluppare un modulo sulla logistica e quindi reinventare l'acqua calda. Cerco di creare questa piattaforma in cui parliamo con qualche screenshot, con qualche descrizione di quelle che sono le competenze, community enterprise, insomma non c'è davvero limite a questo, possiamo veramente partecipare tutti e creare quindi una knowledge base dove possiamo capire chi è il to-go person o l'azienda per andare a sviluppare uno specifico progetto.
Migrazioni, è stato affrontato anche questo tema prima. Qui abbiamo rivisto, c'è stata una rivisitazione di tutto il team che si occupava delle migrazioni. Abbiamo abbandonato il vecchio sistema che utilizzavamo e siamo passati di fatto dal gestire 1100-1200 migrazioni al mese fino a 2500 migrazioni al mese e più. Quindi anche sotto questo punto di vista la qualità sta molto aumentando. Sono sicuro che c'è qualcuno in sala che ha qualcosa da ridire, perché non tutte le migrazioni vanno bene, come non tutte le ciambelle escono col buco, però quando ci sono dei problemi tecnici, quando il codice magari è stato intaccato un attimo, può essere che ci sono problematiche, quelle, eccola là, e quelle vanno affrontate. Insomma, quello è sempre, andare a cercare il bug in quei casi lì, lo sapete meglio di me, non è nulla di semplice, però sicuramente, insomma, ho sentito di 1-2-10 migrato a 14 nell'arco di 55 minuti. Quindi questa probabilmente è una mosca bianca in positivo, ci sono mosche bianche in negativo. Per V15 di fatto la migrazione è già disponibile in versione di test e la produzione dovrebbe arrivare a fine novembre, che è, mi ricordo, per V14 mi sa l'avevamo resa disponibile a metà marzo, qualcosa del genere, quindi anche da questo punto di vista stiamo velocizzando di molto il processo. E poi Service for Partners, questo non li voglio presentare, non siamo qua veramente a presentare i servizi di Odoo, però c'è tanto altro che possiamo effettivamente offrire da un punto di vista di sviluppo, di aiuto di progetto, project manager, project leader. Ci sono veramente tante figure che in tanti casi sono entrate in un progetto che stava andando alla deriva e poi il progetto è stato riportato sul giusto binario. Quindi anche qui c'è tanto che eventualmente possiamo condividere con voi. Questo era tutto. Non so se sono andato troppo veloce o troppo lento, ma spazio per eventuali domande. Domande? Cattive o qualsiasi domanda, Davide? Ah, l'elmetto, aspetta. Trovo l'iniziativa, quella che è proposto anche al direttivo, che in effetti hai citato. Non so se alza la voce. Sono piccolo, no? No, dicevo che trovo l'iniziativa, quella che hai proposto anche un direttivo, quella della condivisione dei verticali, un'idea in base corretta, giusta, nel posto sbagliato. Per quello ho detto domanda cattiva. Ossia, mi pare il posto ideale. Cosa sì. Dici? Sicuramente sì. Diciamo che sarebbe ideale riuscire a fare questa cosa a livello globale. Chiaramente noi partivamo dal nostro piccolo, partire dall'Italia per poi cercare di coinvolgere... Esiste già? Sì, esiste, non è sempre di così facile, come dire, trovare sempre la cosa giusta che serve al momento giusto. Quantomeno c'è una barriera anche per i nuovi partner che arrivano, sviluppano delle cose completamente nuove, magari non sapevano dell'esistenza dell'OCA o piuttosto del fatto che c'erano dei moduli aggiuntivi. Quindi partire e fornire una piattaforma che può essere utile un po' a tutti e di facile consultazione anche. Non, è un'idea, poi per carità, lavoriamoci insieme come per tutto, siamo qua a costruire un futuro insieme perché... Però il fatto che dico c'è già una struttura che è pronta all'uso, distribuita anche per repository dedicati a settori, dove effettivamente quando tu capisci come sono distribuiti puoi focalizzare la tua verticale su un repository adeguato ed è condiviso mondialmente, perché il problema della logistica non è solo in Italia, cioè mi pare proprio... Sai cos'è? Io la interpreto anche in questo modo... Sebbene diciamo, determinati flussi sono abbastanza standardizzati diciamo, a livello globale, in Italia c'è sempre qualche peculiare, qualche situazione particolare sulla quale diventa fondamentale avviare una condivisione e fare anche un mestiere di questo tipo. Poi potrebbe essere diciamo, un punto di partenza fatto dall'Associazione Odoo Italia e andiamo ad estendere ulteriormente a Odoo Community Association. Ciao a tutti. Chiaro, quello lì... quello lì è il, stai buono un attimo. Devo rispondere a Marcello. È il punto, come dire, il punto di arrivo, però possiamo farlo costruendo un percorso che parta da noi e poi si diffonda.
Certo. Marcello, guarda, ti posso dire il mio punto di vista. Allora, io sono uno dei pochi puramente commerciale, quindi non sono uno sviluppatore, e ho questa difficoltà, anche mia personale, di andare alla ricerca di quello che c'è e quello che non c'è. Quindi, pur non sapendolo scoperta adesso, esatto, è comunque uno strumento che potrebbe essere molto valido. Infatti io l'unica cosa che posso fare all'interno dell'azienda è quello di andare a chiedere ai miei sviluppatori: scusate, ma c'è qualcosa che fa simile a questa cosa qui? Loro devono prendere quello che ho detto e cercarlo. Quindi per chi è fuori dal puro sviluppo è complicato cercarlo tra i repository, tra le pull request e tutto. Quindi, ok. È anche questo. Le competenze, cioè noi siamo la società di consulenza di base, no? Le competenze sono una cosa molto più ampia, che magari non basta trovarlo in un'azienda indiana, ma non solo per una questione di distanza, ma come diceva Andrea, anche per una questione culturale, per una questione di. Io, ma prima che spiego a un indiano cosa mi serve, perché già ho finito, ce l'ho fatto io. Quindi a volte non è il problema di cosa esiste nel mondo, ma anche un po' guardare cosa esiste nel nostro mondo. E la specificità. Quel. Oltre al fatto che non è impossibile che a me capita un cliente in Puglia pur essendo io siciliano o viceversa, e questa cosa è sapere ognuno di noi in casa cosa c'ha, soprattutto se non siamo sviluppatori puri, ma magari facciamo anche altro, conoscerci meglio, visto che non ci vediamo ogni domenica mattina al bar, perché il problema è anche quello. Certo. Probabilmente io, diciamo, a me piace l'idea di fare un qualcosa che l'avevo già sentita, diciamo, questa notizia è. Non vedo l'ora, perché probabilmente io qualcosa da raccontare sulla mia azienda ce l'ho, anche se non abbiamo sviluppato ancora moduli. Competenze, processi, insomma, sono tutte cose che se siamo qui vuol dire che siamo anche disposti a condividerle molto probabilmente. Quindi è uno dei valori che ho esposto in apertura. Condivisione. È che, diciamo, continuiamo a tenerlo bello a caratteri cubitali, di fatto, cioè. Magari non è proprio così palese, però più o meno tra di noi ci sentiamo, no? Ci confrontiamo. Se io so che uno ha una specializzazione sulla parte logistica, è chiaro che non è che mi metto a formare, a scrivere codice, a dedicare giornate su quella cosa, vado, mi affido e vado avanti. Cioè, diciamo, lo spirito deve essere questo, che è oltre di condivisione che di totale costruzione. No? Raramente che qualche cliente iniziamo a parlare di software e siamo finiti a parlare di come organizzarli in magazzino, proprio, cioè, al di là del software. Nel caso mio, vabbè, che ho una certa esperienza sulla logistica, forse mi fischiamo le orecchie effettivamente, mi capita spesso proprio col cliente che a un certo punto quasi viene messo da parte il software è solo strumento, inizia a chiedermi soprattutto se perché io ho proprio esperienza con gli operatori logistici, quando arriviamo con gli store che loro hanno meno esperienza di campo, dicono: mi puoi aiutare proprio a organizzare il magazzino, la disposizione, i percorsi, queste cose qui, e quindi lì effettivamente prescinde completamente dallo strumento, cioè innanzitutto si parte dal foglio Excel, che, cioè, magari non è nemmeno bisogno di scrivere codice, è semplicemente bisogno di un supporto da parte di una persona che sa perfettamente quello che deve fare per ottenere e poi diciamo che effettivamente oggigiorno il cliente quando si rende conto che dall'altra parte ha una persona che sa esattamente, no? Inizia a parlare di anche termini tecnici, abbassamento, no? Cose che parlano alto, rotanti, EBC, tutte queste cose qui, è sempre molto più contento, no? Che non essere lui a spiegarlo a te per la prima volta quei concetti fondamentalmente. Quindi vabbè, sì, sposo l'idea. Io storditi. E beh, dopo pranzo non mi aspetta bene. Queste strategie sono fatte in maniera strategica. Ah, lì c'è Ciro. Vuoi il microfono? Credo che non serva.
Figurati. Per quanto riguarda l'esposizione dei progetti verticali, bello tutto quello che stavo detto, piace anche a me l'idea. Volevo capire se in questo c'era anche la condivisione degli standard applicati da voi e la particolarizzazione, parlando d'Italia, di quello che l'Italia sostanzialmente ha adesso con Odoo, nel senso è poco la standardizzazione che abbiamo in Italia dei processi, è poco. Questa verticalizzazione prevede anche l'inizio dell'applicazione degli standard, per cui quando viene presentato Odoo come prodotto, come servizio, come framework, come quello che vogliamo, all'interno delle aziende sono previsti anche degli standard che non sono solo funzionali ma anche tecnici, per cui possiamo dire all'azienda e al cliente che questi processi sono, tra virgolette, standardizzati. Cioè questo è compreso. Ma in un certo... Ma no, ma è chiaramente se poi c'è un punto di riferimento e il modulo, la competenza o comunque quello che viene sviluppato riesce a diventare un nuovo standard utilizzato da n persone, sì, tutto quello poi può essere incluso e presentato come un nuovo standard. Non è standard, non è custom, ma è una via di mezzo. Non so se... Credo che l'adozione di uno strumento, quale può essere Odoo, è quello di portare a migliorare l'efficienza magari dello stesso processo standardizzandolo su un qualcosa che sappiamo essere funzionante. Okay. Il generico chiaramente probabilmente nel nostro mercato non va bene. Volevo comprendere se quello prevedeva anche dettagliare più in profondità. Per farlo anche adottare, per farlo poi, per avere più forza nel proporlo al cliente. Ma là sta a noi, a cercare di fare challenge al cliente, cercare di convincerli che esiste un altro modo per fare le cose e possibilmente un modo più... Ci sono aziende che convincerai, ci sono tante altre aziende che forse non riuscirai a convincere. È un po' la nostra challenge grossa. Ma anche un po', insomma, rientrando in quei criteri di qualità di cui parlavamo all'inizio, nel senso che nel momento in cui io mi metto a scrivere codice, faccio una verticalizzazione, la faccio seguendo dei criteri di qualità per cui poi puoi rientrare in una standardizzazione di quello che hai fatto. Diventa anche condivisibile e replicabile in altre circostanze dove in realtà abbiamo visto ci sono alcune situazioni dove una determinata verticalizzazione è usabile solo per quel caso specifico e quindi quella la tieni da parte, non la condividi nemmeno. Sì, si tratta di condividere la linea guida, chiaro. Certo. Chiaro. Domande? Invece sulla metodologia di sperimentazione, avete pensato di poterlo rendere un po' più digitale, nel senso che non PDF, cioè nel senso, questo qua è frutto di un'esperienza, no? Però l'esperienza è incrementale, non è che abbiamo finito di fare esperienze, quindi per sempre questo. È chiaro. Perché non avete una via di business per la vendita dei libri? Diciamo, sicuro che ce l'hanno, sicuro. Ma a prescindere, dico, se avete anche quella linea, si potrebbe rendere un po' più digitale per anche eventualmente commentare oppure condividere nuove esperienze, nuove casi. Ma in realtà online, appunto, sull'e-learning ci sono tutti i documenti che compongono l'implementation methodology con le sezioni di forum, le sezioni di... appunto per commentare il nuovo materiale, quindi in realtà il vero implementation methodology online sulle slides e lì aggiungiamo materiale ogni volta che appunto facciamo qualcosa di nuovo. Roy? Sì, 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 no, nessun problema. Esatto. Eccolo là, c'è un'altra domanda. Stai attento, questo è pericoloso. Dove? Vai, Rosario. Ah. Scusate, ho un treno. Ma c'è un motivo. Sono stati pagati profumatamente per non fare questa fatta domanda. L'avrei fatta io all'ultimo se non l'avesse fatto nessuno. Basta. Fiscalità. Vado io? Allora. No, il discorso... Odoo stiamo procedendo con dei piccoli passi,
Quest'anno siamo stati tutti molto contenti, abbiamo fatto un partner day a Bruxelles, abbiamo invitato qualche partner, abbiamo fatto un evento molto piccolo e il feedback avuto da chi ha partecipato, poi qualcuno in sala c'è, è una nuova consapevolezza da parte di Fabien che non possiamo più ignorare la parte, che poi non era un voler ignorare ma era un discorso di risorse. Odoo è una società molto giovane, per quanto la vediamo proiettata bene, per quanto il numero delle risorse sta aumentando, non si è mai abbastanza per fare tutto quello che si vuole. L'Italia adesso sta attraendo veramente tanta attenzione e Lucas può confermare, è sulla priority number one adesso degli sviluppi che verranno a seguire. Il team di accounting verrà sicuramente ampliato, è una promessa che è stata fatta a noi in primis, che lo chiediamo più forte di voi perché sappiamo che poi dobbiamo partecipare a questi eventi. E quindi promesse non ne voglio fare, insomma, collaborazioni abbiamo provato tante volte a lanciarle, per un motivo o un altro non sono mai andate a buon fine. Io vorrei tanto trovare la quadra per convogliare il vostro lavoro, che è stato un lavoro importantissimo, specie quest'anno, di migrazione alla versione 14, con il lavoro dei nostri sviluppatori, per non arrivare poi a un bivio dei clienti che utilizzano magari moduli UCA, che un domani, se Odoo avrà una contabilità relativamente completa, dovranno fare delle migrazioni che mi spaventano già adesso solo a pensarci. Di conseguenza, è una delle cose che preoccupa anche a me. O riusciamo a incrociare i due mondi, e quindi in un certo senso Odoo deve mollare un pochettino sotto certi aspetti, cerchiamo di trovare un compromesso che possa andare un po' bene a tutti e cerchiamo di unire le forze, perché o facciamo così o appunto ci potremo ritrovare con una contabilità magari anche completa di Odoo che non utilizza nessuno, perché è una migrazione impossibile da fare o comunque molto sanguinosa. Sì, perché il vero problema di questo, Rosario non è un caso che ti abbia fatto la domanda, perché comunque anche lui insomma da anni a questa parte ha cercato di fare la strada di unire le forze, ne sa qualcosa, poi vabbè è arrivato tardi oggi, vabbè, c'è un altro discorso. Però il problema è che noi oggi abbiamo, dopo 12 anni di storia, sopperito ad alcune lacune che oggettivamente ci sono. I clienti ci stanno, utilizzano la localizzazione italiana. Uno dei grossi problemi sarebbe trovarsi di fronte ad un bivio, cioè continuare da soli su questa strada, il che non ci spaventa assolutamente, nel senso, sai perfettamente, no? Che abbiamo tanta grinta e tanta energia nel voler continuare a seguire questo obiettivo. È una struttura anche adesso. È una struttura organizzata, stiamo facendo le cose fatte per me, perché poi, voglio dire, un pizzico di orgoglio ce l'abbiamo nel momento in cui tu ci fai vedere quei numeri, no? In quei numeri, grossa parte del lavoro proviene anche dal gruppo, dalla squadra che abbiamo sotto mano. Per cui il problema è che poi ti trovi di fronte ad una scelta, hai il cliente con una storia, magari, che ne so, anni e anni di fatture, documenti di trasporto, tutta roba che è puramente L10N Italy, che in qualche modo deve poi migrare su o fare la scelta di troncare tutto, partire da zero, cosa che generalmente viene accettata male da un cliente, perché il cliente vuole avere lo storico tutto sotto il cofano, no? Apri il motore e c'hai tutto. Per cui diciamo il problema è questo qua, quello verso cui potremmo arrivare a un certo punto. Diciamo, quindi dobbiamo cercare di trovare una strada tale per cui una delle prime call che tentai di fare con Fabien, con Joss, con Benjamin, è proprio quello lì di unire da una parte e dall'altra, cercare di camminare insieme su quello che è già stato fatto, perché altrimenti si tratterebbe di andare in qualche modo a riscrivere, a reinventarsi la ruota, perché tanto lavoro è stato fatto, tanto lavoro di qualità direi pure, perché alla fine, voglio dire, oggi insomma manca ancora qualcosina, però ci siamo. Secondo me sarà tutto un gioco di come dire, compromessi, perché Odoo vuole tenere tutto standard, noi tutto il più standard possibile, mettiamola così, di cose sulla L10NT c'è tantissimo, chiaramente non è pensabile di riuscire a mettere tutto quello che c'è attualmente all'interno di scriverlo oppure incorporarlo all'interno di Odoo. Con qualche piccola, con qualche compromesso, con delle idee chiare su dove vogliamo andare, avere un attimo una roadmap, un piano, queste sono cose che abbiamo chiesto e che chiediamo ancora oggi, insomma, quindi su questo siamo insieme, capiamo dove riusciamo a fare dei compromessi,
sia lato do che lato community, e cerchiamo appunto di unire le forze perché ci vuole. No, assolutamente. Noi la disponibilità ce l'abbiamo sempre, cioè abbiamo smesso di bussare alla porta, però la porta non è chiusa a chiave. La disponibilità nostra c'è e ci sarà sempre, perché comunque il nostro obiettivo è quello di portare nelle imprese italiane un prodotto innovativo, tecnologicamente avanzato, e che sposi tutti quei principi per cui alla fine noi qui ci troviamo oggi. A nessuno interessa mettersi la spilletta addosso che questo l'ha fatto l'associazione, quello l'ha fatto lui. Interessa dare dal cliente con un prodotto buono, valido, con una squadra di professionisti che riesce a trovare la soluzione al problema. Questo è, diciamo, quello che ci... è per questo che ho smesso di scrivere codici, perché mi metto a parlare, adesso ho finito la mia giornata di lavoro. Va bene, grazie a Davide, e adesso andiamo col prossimo talk. Marco, aspetta il momento, riprendetelo, riprendete, attaccate Fabien. Le mani sudate, mi mando direttamente. Vai, alla live. Sorgente. Lo mettiamo qua. Lo mando in copia a Fabien. Va bene così? Sì, sto filmando, vai. Voilà. Ok, ecco, ragazzi, l'abbiamo marchiato di nuovo, eh? Applausi. Ok. Cambiando, se costretto a cambiare anche il portatile.